Il 19° Festival della Musica Classica di Castiglione del Lago si è concluso con un bellissimo concerto del soprano Yung Yai Ko insieme al pianista Matteo Gobbini. Per l'edizione 2023 il bilancio è molto positivo, grazie anche ad un cartellone che va incontro ai gusti di un pubblico eterogeneo, che ama la musica da camera ma apprezza e si emoziona con la musica lirica, con puntate verso gli autori più recenti. Soprattutto quelli che hanno realizzato splendide musiche da film. Nel corso degli 11 concerti, compreso quello gratuito di Villa Nazarena di Pozzuolo, il pubblico ha superato complessivamente le 600 presenze, un dato che riempie di soddisfazione la direttrice artistica Marzia Crispoldi Zacchia, ideatrice della manifestazione castiglionese, che ha sottolineato l'importanza della formazione musicale a Castiglione del Lago. Un bilancio di questa edizione 2023. Direi molto favorevole. Ho visto che hanno apprezzato moltissimo questa nuova, diciamo, nuovo modo di compilare questo programma, perché come avrai visto anche tu è molto molto vario. Abbiamo appunto cercato di mettere in vista moltissimi musicisti di qualsiasi tipo di strumento, per cui trovo che la situazione sta andando molto bene. Mi sto preparando per il 2023-24, perché avremo il 20° anno. E quindi spero che faremo qualcosa ancora di più importante. Ringrazio il Comune per tutte queste gentilezze e il fatto che mi permetta di andare avanti in questa avventura. Grazie.